Figa, ma che cazzo ti ridi? Ma che cazzo ridi? Ma basta, smetti di ridere. Cioè, ma ti prendo per le orecchie, ma è normale. Ma è normale. Cioè, benvenuti ragazzi, ma a questo post partita di Cittadella Parma. Cittadella Parma, allora io adesso Pecchia non lo prendo, mi basta prendere per le orecchie questo qua, perché... Allora, noi tutti adesso ok, mi diranno, no, ma perché? Ma devi gioire, diciamo, rilassati, abbiamo vinto. Sì, ho capito, ma io vi ricordo che è la terza volta che commento la stessa cosa. Mi rivolgo a voi. Secondo voi perché sono un po' incazzato lo stesso? Ormai l'avrete capito. Allora, mi rivolgo a voi per dirvi. Smettiamola di fare i buonisti a dire ah, abbiamo vinto tutto bene, perché stiamo avendo fortuna anche nel fatto che siamo più buoni e quello è in dubbio. Sono d'accordo con tutti voi. Basta, adesso ti tiro via questo orecchione qua, via, perché è veramente pietoso. Allora, perché dico così? Dico così perché? Perché io ero 1-0 con gol del gioiello Bernabé, una delle nostre stelle, come da miniatura, le stelle di Parma che hanno brillato sul Cittadella, con Bernabé che con una bella azione del Parma alla fine gli arriva palla dietro e al limite dell'area col suo preciso sinistro la va a insaccare a fil di palo e ci regala l'1-0. Dopodiché Parma ancora che gioca bene, tutto ok. Arriva un bel cross, Hernani di prima la becca col piattone, il portiere, vabbè, forse poteva farci qualcosa, ma alla fine il tiro insomma era abbastanza forte, è finita dentro. 2-0 Parma. Poi però cosa succede? Che invece che essere tranquilli e rilassati, diciamo, eravamo già in vacanza a dire, boh, basta, è finita, abbiamo vinto e basta, il secondo tempo... Ci staremo lì a, non so, sorseggiare qualcosa, mangiarci un panino e siamo tranquilli. No, 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 perché prima che finisca il primo tempo, voi direte, Di Chiara si fa scappare l'attaccante di Cittadella. Io dico no, cioè ne dico che nella realtà è vero, voi vedete Di Chiara al centro dell'area di rigore che si fa anticipare su questo rasoterra proveniente sempre dalla destra. Arriva il rasoterra basso in mezzo all'area, a un passo dalla riga di porta. Portiere, vabbè, ok, ci sta che possano intervenire su un pallone del genere, ma lì quello che qualcuno diciamo non fa notare è che lì per la terza volta consecutiva è una minchiata di Osorio. Perché? Perché lì ci doveva essere lui, perché erano lui e Cercati al centro. Cercati stava tenendo l'altra persona, lì ci doveva andare Osorio. Invece che ci ritroviamo? Ci ritroviamo Di Chiara, che fra l'altro è completamente fuori zona. Cioè, Di Chiara non deve stare al centro dell'area a marcare gli attaccanti, no? Ok? Quindi non è la sua zona. Comunque, magari dici, vabbè, non c'è un cazzo Osorio, non ci va. Ci vado io, quindi si fa fregare anche lui, ma lui ci sta, ripeto, non è un centrale. Quindi per me che Di Chiara si faccia anticipare e prendere gol mi va bene. Ma in realtà lì ci deve essere Osorio, che per l'ennesima volta, quindi terza consecutiva, tre partite consecutive, ci fa beccare gol Osorio, fa la cazzata, non c'è neanche, stavolta neanche si vuole far vedere l'attore Osorio a dire, toh, guarda come mi faccio il retire, volo per terra, faccio le cazzate, no, neanche, dice, no, proprio non mi faccio vedere, non sono presente, non ci vado proprio a fare la figuraccia, anche se quello è il mio posto, speriamo che ci sia Di Chiara, un altro, chiunque, o che Cercati si sdoppi, no. Risultato dove chiamo gol, beccato il gol, ci siamo cuccati tutto il secondo tempo, con il rischio di beccare il pareggio, pareggio, ovviamente anche il rischio di segnare, infatti Parma meritava anche di fare altri gol, però sta di fatto che noi rischiavamo di beccare dopo i tanti gol sbagliati, a volte viene un gol subito, ma ci è andata bene, e infatti ci è andata bene perché non abbiamo beccato il gol del 2-2, se no adesso eravamo a commentare altri 2 punti persi, tutti questi 2 punti potenziali persi, 3, 2, eccetera,
a causa di Osorio, picchia, sei fortunato, non li stai beccando questi problemi, questi punti in meno, e quindi veleggiamo a 3 punti a partita. Oh certo, io sono contento e mica piango, secondo voi, io tifo Parma, che cazzo me ne frega. Però dico che quest'anno è impossibile, vietatissimo non andare in Serie A, perché hai avuto di quelle partite che ti è andata di culo, al segni al decimo di recupero con un mitico Camarà, Osorio fa la cazzata ma alla fine poi la squadra ce la fa a tenere duro e a ribattere la cazzata di Osorio e vincere. Stavolta vinci ancora perché non ti riescono a pareggiare in tutto il secondo tempo, va bene. Però Osorio, sinceramente, cioè, è finito di rompere i coglioni, cioè, nel senso, voglio dire, lui, vabbè, Pecchia dice vai su, va su, è ovvio, sul lavoro, però dico Pecchia, ma caro mio Pecchia, ma è possibile che uno debba avere il posto assicurato? Lui come Cicci Zola, che anche lui questa partita no, è per l'amor del cielo, ma le altre ne ha fatte di cavolate, eh? Allora, Cicci Zola inamovibile, Osorio inamovibile e non si sa perché ancora maggiore ragione rispetto a Cicci Zola, ma allora tanto vale che boh, vengo io a 50 anni e mi fai giocare me. Perché io ti assicuro che 3 consecutive partite a fare la cazzata non lo faccio. Non me ne frega niente. Piuttosto non spingo, non vado a fare le sgroppatine a centrocampo indicando i compagni, vai di qua facendo finta di smistare il gioco, caro mio Osorio. Me ne sto piuttosto in difesa perché non ho la tua età, no? Però in difesa mi faccio valere, cazzo, non mi faccio anticipare come un pollo come la scorsa partita su un cross raso a terra che lo leggevi 40 volte prima. Non faccio queste cose qua. Ripeto, non ho più il fisico per poter dire vado anche a aiutare in attacco o a centrocampo, me ne sto in difesa, ma in difesa non passi, ok? Basta, fine. Voglio dire, non abbiamo un Primavera da far giocare al posto di questo qua? Non ce l'abbiamo? Se non vuoi far giocare gli altri, che sono magari sono tutti balordi, fai giocare il primo Primavera che trovi, mettilo su, perché non è possibile, dai, fiducia, vabbè, però figa, fiducia 1, 2, 3, e in confronto agli altri giocatori, gli altri si dovrebbero incazzare a dire, ma perché, scusa, io faccio la cazzata e mi relighi in panchina per 4 o 5 settimane, questo qua ne fa 3 di fila, è sempre titolare, c'è qualcosa che non va. Vabbè, finita la parentesi lunga Osorio a cui ho dedicato il video, no, scherzo, allora, Parma ha vinto, sono contento, ha fatto gol Hernani, ha fatto gol Bernabé, bella prestazione, però troppa sofferenza nel secondo tempo, causata dalle sicuramente occasioni mancate del Parma, che doveva essere più cinico e chiuderla, e abbiamo dovuto soffrire per colpa dell'unico gol beccato a causa di Osorio, e vabbè, finita lì. Volevo dire solo questo, oggi come vedete la faccio breve, 8 minuti, e niente, basta. Vi saluto, buona domenica e niente, ci vediamo alla prossima in casa col Pisa, dove è chiaro che il Pisa non è una squadra di alta classifica, ma ragazzi, Serie B è Serie B, l'abbiamo visto con la Reggiana Cremonese, grazie Reggiana che hai fatto pareggiare la Cremonese, e quindi noi in casa dobbiamo dare una bella prova, Parma-Pisa, voglio vedere una bella prova. E vorrei vedere non Osorio in campo, ma questo è un sogno che si realizza solo quando è infortunato, espulso, roba del genere, purtroppo. Salvo che a Pecchia dorma male, allora magari non lo mette in campo, però vabbè. Dobbiamo beccarcelo, dobbiamo beccarlo, l'hanno anche confermato, io non so cosa dire, ormai ce lo dobbiamo cuccare. Va bene, vi saluto e alla prossima con Parma Pisa, la magia sia con voi, forza Parma sempre, ciao!